La lezione di Francesco alla Calabria, il Papa indica la strada della rinascita, emarginare il male, avvicinarsi ai deboli. Buonasera, apertura dedicata nuovamente alla visita del Papa tra Castrovillari e Cassano Ionio, dove nella spianata di Sibari ha celebrato la Santa Messa pronunciando l'omelia con cui ha chiaramente sottolineato i motivi della sua giornata calabrese. La scomunica agli affiliati delle cosche di 'Ndrangheta, il ripudio della violenza e del male in ogni sua forma, l'abbraccio agli ultimi. Tra le parole pronunciate dal Papa, vasta eco ha avuto oggi la scomunica, il segno di Francesco nella lotta alla criminalità, l'avete sentito, l'avete visto. Il messaggio del pontefice che auspicabilmente dovrebbe cambiare il corso degli eventi che da sempre condizionano lo sviluppo e la crescita della nostra regione. Sentiamo Carenzarlo. Quando non si adora Dio, il Signore, si diventa adoratori del male. L'aspettavano in molti, credenti e atei. Una parola che aiutasse a dare speranza nella lotta al male oscuro che si chiama mafia. La risposta è subito arrivata, puntuale, nell'omelia di Bergoglio, ed è la scomunica. Arriva e oggi occupa le prime pagine di tutti i giornali italiani e stranieri. Le parole di Papa Francesco fanno entrare la Chiesa in una nuova era, introduce così il suo racconto sul boss e il crocifisso su Repubblica, Roberto Saviano. Una scomunica così inclusiva ed estensiva non era mai stata pronunciata, scrive Luigi Accattoli, vaticanista del Corriere della Sera. Francesco ha sciolto con un colpo solo un nodo attorno al quale la Chiesa siciliana prima e quella italiana dopo si sono arrovellate per 70 anni, conclude Accattoli. Di uso di categorie ecclesiali e teologiche parla Giampaolo Iacobini sul Giornale, chiudendo il suo articolo con una domanda. Si dovrà adesso capire e dire quando ci si trovi davanti a un mafioso, come seguire nei fatti la rotta disegnata dal nocchiero della navicella di Pietro. Quando noi andiamo a confessarci, il Signore ci dice, ma io ti perdono. Ma adesso vieni con me e lui ci aiuta a riprendere la strada. Francesco l'ha ricordato a chi lotta per cambiare le cose, scrive Andrea Tornielli sulla Stampa, a quelle coscienze addormentate che finiscono per essere conniventi. In tal modo Francesco va alla radice dei problemi del nostro tempo e mostra agli uomini e alle donne del 2000 la via d'uscita da una mentalità che nasconde dietro promesse di falsa liberazione e felicità una riduzione sempre più forte in schiavitù. Queste le parole dalle pagine dell'Avvenire e sono del vaticanista Mimmo Muolo. Lui, dopo aver seguito con molta attenzione l'evento in Calabria, commenta. Francesco sta compiendo una serie di visite nelle periferie italiane. Questa è la periferia delle condizioni sociali, diciamo, particolari. Non c'è solamente il mai più vittime di 'Ndrangheta, come ha detto stamattina, ma c'è anche un guardare avanti, un andare oltre. Da qui si può ripartire per costruire una Calabria diversa.